Pippo, Pippo, meglio che fate il cerchio così vieni che ci ha permesso di fare questa avere questo gioiello che noi cureremo e daremo, offriremo alla popolazione, un momento anche un momento di tutti quelli che le donne che stanno soffrendo ci hanno lasciato e che invece noi dobbiamo tendere e puntualizzare allo sviluppo dello screening, del percorso precoce di presa in carico della donna con un problema. Perché soltanto facendo prevenzione possiamo evitare che la patologia possa non insorgere proprio, o comunque essere in qualche modo condotta bene, perché avremo tutti il primo livello, il secondo livello, il terzo livello, cioè il primo livello di medicina generale, il distretto e gli ospedali, perché il direttore ha dato tutta un'opportunità, compreso la rete oncologica che si sta sviluppando col Pascale, perché è un'altra cosa che loro stanno facendo in direzione strategica e che noi dobbiamo prendere in carico. Quindi chiunque voglia mettere i bastoni tra le ruote non lo potrà fare più, perché ormai è inarrestabile. Dico e chiudo, Scampia non è una carta sporca, per cui noi tutti quanti ci dobbiamo importare in Scampia per dire Scampia, per dire il territorio incompreso. Va bene, Presidente? Chiudo. Va bene, noi tocchiamo con mano che Scampia non è una carta sporca, che stiamo qua sul territorio, io ci sto da 40 anni. Non è solo Comurra. Quindi no, assolutissimamente non è Comurra Scampia è ben altro. Sono tante persone che lavorano, sono tante persone che fanno volontariato puro, perché dobbiamo distinguere anche il volontariato tra puro e non puro. Puro significa chi dà un'ora, due ore alla settimana, due ore al mese senza percepire un centesimo. L'altro volontariato che percepiscono comunque dei fondi non è puro. E noi abbiamo tante persone che fanno questo senza mettersi in mostra, senza farsi vedere. Mi dà l'opportunità, dottore, di dire una cosa. Ecco, noi, quando Dio ha creato l'uomo, ha detto, noi ci fermiamo alla prima parte di quello che Dio dice all'uomo, crescete e moltiplicatevi, perché ci fa più comodo. Poi ha detto un'altra cosa, molto importante, continuando questo discorso, soggiogate la terra e sottomettetela. Cioè Dio ha detto all'uomo, io ti do l'intelligenza, mettila a frutto, falla lavorare per rendere l'uomo sempre migliore. Noi siamo chiamati, quindi anche attraverso questa struttura, oggi si inaugura, per fare in modo che l'uomo viva meglio. La donna, in questo caso, perché questa struttura è dedicata esclusivamente a lei, viva meglio, stia bene, si faccia prevenzione. E poi quelli che già sono in un certo percorso riescono a migliorare il loro stato di vita. E il Signore ci dà questa opportunità a ognuno di noi, credenti o non credenti. Il discorso non è soltanto per i credenti, è per tutti, perché Dio ha parlato per tutti. E tutti quanti siamo chiamati quindi con le nostre facoltà, con il nostro impegno, a rendere meglio la vita dell'uomo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Padre onnipotente e misericordioso, fonte di ogni benedizione, tu hai affidato la sorte di ogni infermo alle cure premurose del tuo popolo che cammina in novità di vita in Cristo Figlio. Esaudisci le nostre preghiere per la grazia del tuo Spirito, fa che questa struttura diventi luogo di benedizione di carità autentica. Qui i medici esercitano con sapienza la loro difficile arte, qui il personale sanitario presti con sollecitudine il proprio servizio. Qui vengono tanti fratelli a visitare il Cristo che soffre nelle sue membra. Possono gli infermi recuperare completamente la salute e rendere fervide grazie per dei benefici ricevuti. Per Cristo nostro Signore. Amen.
ravviva in noi, o Padre, nei segni di quest'acqua benedetta, in adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce nel tuo amore. Dio, consolatore degli afflitti e sostegno dei sofferenti, che vi ha convocato a inaugurare questa struttura, preparato con intelligenza d'amore per la cura degli infermi, vi confermo con la sua grazia perché rendiate un fedele servizio a Cristo presente nelle sue membra.